Sale con Paolo. Non lo
porta fortuna. Questo è un usato. A noi in Italia se fa cadere porta sfortuna. Ma davvero? Non so. Anche se me lo passi in mano così, porta sfortuna. Io ho un amico che se gli passo il sale così piuttosto se si taglia la mano. Sono le scaramanzie, quando tu è una roba che non esiste. Medioevo. Quando tu pensi che una cosa che fai possa portarti fortuna o sfortuna. Quindi tipo in Italia si pensa che se cade il sale così porta sfortuna. O se sei in macchina tipo ti attraversa un gatto nero. Questi cavoli io mi fermo e lo prendo e lo porto a casa. Esatto. E quando siamo arrivati alle Canarie avevamo due gatti. Adesso siamo 5, sì. Quanto sei? No, allora lei mi ha fatto una promessa. Adesso nella famiglia siamo 9. Siamo 9, è vero? Quasi 10 perché c'è la nonna, c'è la nonna. C'è la nonna, allora 11 siamo perché arriva lo Sphinx. No, non arriva nessuno Sphinx e già 5 sono troppi, ce ne vogliono 4. Seba, non mangi e fai un casino pazzesco. Ma a me non mi sembra che stai mangiando. Ma non mangia più, cioè, fino a 2-3 mesi fa mangiava qualsiasi cosa. Sì. All'asilo ci dicevano che andava dagli altri bambini. E mangiava da loro. Ieri poi ci ha chiamato e ci fa, ma io ho mangiato un raviolo, a me non piacciono gli spinaci, però si deve anche abituare che se gli diciamo di no una cosa, poi non lo facciamo, perché se continuiamo a dirgli non ti faccio il lattino se non mangi e poi dopo mezz'ora c'è la brocca, perché lei mi fa, ma poverino, ma non possiamo farglielo il lattino, no, perché abbiamo detto di no, cioè, tu forse dormivi già, ma tu stai vedendo la finale di Coppa del Resto, io vedo. È vero, che la mamma è mi dispiaceva, comunque ho 5 anni in Gran Canaria, io in questi 5 anni ho fatto un sacco di amici che sono un po' tutti a cena con noi. No, in verità nei prossimi 5 anni mi impegnerò nel sociale. Allora, abbiamo trovato degli amici perché sennò sembriamo dei pazzi solo che poi sono tornati in Italia. Sì, poi comunque nei primi anni comunque comunque ci sono un sacco di cose da fare, cioè è stato abbastanza impegnativo così, non è? Scusa, nei primi anni! È vero! Nei primi anni, scusa, tu hai tanto tempo libero, no? Dimmelo perché non mi sembra. No, non ce l'ho. Diciamo che non abbiamo magari provato dopo questi ragazzi che se ne sono andati, ma perché non abbiamo proprio avuto occasione di parlare, perché poi siamo un po' due bestie, lo spagnolo non l'abbiamo imparato come si deve. Quindi anche l'altro giorno c'era la festa di compleanno sua, di una sua compagna di classe. No, di che sei innamorato? Sì, non dire il nome, però... Non dire il nome? La dico? No, per privacy non lo diciamo. Però siamo arrivati, lei è andata a presentarsi, io testa bassa sono andato a prendere a mangiare. Lui la bestia. E lei continuava, così. Chi vai a presentarti? Vai sorridendo, vai a presentarti.
E io, amore, mi hai rovinato il momento, mi hai tolto la... Ti giuro, cioè, una bestia. Cos'è la privacy? Quando non condividi le informazioni che riguardano te, sono sulla tua privacy. Quindi, se uno va in giro a raccontare delle cose sul tuo conto, cioè se in un altro video... Le cose tue private, cioè ho fatto tutto un panegirico per dire le cose tue private. Siccome poi magari, siccome non riguardano solo te, ma riguardano un'altra persona... Magari non ha piacere. Non ha piacere dirlo. Siccome se è una cosa che riguarda solo te, tu sei libero di dirlo. Però quando riguarda un'altra persona, siccome noi quando facciamo i video riguardano anche altre persone, magari non è giusto raccontare cose di altre persone che non vogliono. Ha smesso di ascoltarti un po' a metà, non mi parli di calcio. Bellissimo, quando io non c'ero con un'Italia lui le faceva tutte le domande. Mamma, ma secondo te questo dovrebbe giocare terzino o rende meglio da centrocampista? No, io ho dovuto vedere il derby con Ricky. Dillo, ricordatelo questa quando sarai grande. L'avevamo vinto 3-0. Sì. E ricordati che io l'ho visto con te, però non l'ho lasciato da solo. Io ho fatto il derby. No, non l'hai visto intero, poi deve essere... secondo me non c'è più fa. Quando io ero allo stadio mi scriveva bel tiro Barella, io dicevo urca. Oppure Pioli a che assomiglia? Pioli, assomiglia a Diego Dalla Palma. L'allenatore del Milan, secondo me assomiglia a Diego Dalla Palma. È vero? Tu a Gozzini assomiglia. Assomiglia a Diego Dalla Palma, che vuole un po' di pollo? Ricchi. Dai. No, vai, ultimi due. Dai, se mangi due polletti è buonissimo. Posso fare una partita FIFA? No. No, puoi finire di vedere la partita da roba. Dai, due polletti. Questi sono quattro. Se ne mangio otto posso giocare un'altra partita con FIFA. È uscito di testa per il calcio e per i videogiochi. Papino, quanti anni ne devo mangiare per giocare a FIFA? Una partita anche questa. Ne hai già fatte tre. E mi devo accendere una regina. Domanda. Sarò stanca e psicopatica, quindi fatemi trovare.
che meraviglia. No, qualche diretta sulle Canarie con le domande dal vivo, perché poi se sono la prende... difficile. Sì, è vero, perché le domande sono sempre le più disparate e richiedono veramente tanto tempo, cioè nel senso, magari io ricevo le classiche, sono, c'è lavoro qui in Gran Canaria, c'è lavoro alle Canarie, cioè dipende, perché se vai a Fuerteventura, ma anche le Canarie non c'è lavoro. No, ma poi dipende cosa vuoi andare a fare. Esatto. Ogni domanda richiede un po' di ragionamento, diciamo. È vero. O tipo, in quale zona è migliore andare a vivere, dipende. Ma poi dipende come, quale isola è la migliore. C'è gente che Fuerteventura la reputa il posto più bello del mondo. Io non ci andrei neanche se mi pagassero... Manco mi regalassero una villa. Lanzarote, per me è stupenda. È venuto il nostro amico lì, che anche l'altro giorno mi fa la più brutta. Sì. Per dire. Che brutto tu. Che brutta persona. Qual è la tua isola preferita? Vai, che non sia Gran Canaria. La tua isola preferita, quella che ti piace, che ti è piaciuta di più, considerando che non abbiamo visto le piccole. La Palma, Pietro. Preferito, mamma. Ma come hai definito il tuo qua? E io che cercavo di... Io tre. Qual era la tua preferita? Sì, una, una. Amore, tre, l'abbiamo viste quattro, una l'abbiamo esclusa. Cioè, qual è la tua preferita? Tenerife o Slavia Roves? Lobos, che è un'isolettina vicino a Forte Lobos. No, c'era un'altra, la Graciosa. La Graciosa. Sì, però è più bella la Lobos. Lobos. Ma no, per me no. Per me Lanzarote. Lanzarote tutta la vita, infatti andiamo per il completo. Ah, insieme. Sì. Quale, diciamo? Sì, la Graciosa è la Graciosa più sì, non me la ricordavo. La ricordavo come le Maldive Lobos. No, poi non so se hai visto il video, c'era il pezzo in cui, nel video, il pezzo in cui andiamo, questo motoscafo sì. Piccolissimo, io terrorizzato, Ricky che rideva. E io poi quando stavo tornando, io dicevo, aiuto, aiuto. Sì, no, bellissimo, perché mio marito dovete sapere che è un fifone. Io ho paura di tutto. Cioè mi dicessero, ti diamo 1 milione di euro se vai sulle montagne russe più alte del mondo. No, non si può. Wow. Mettate qui sotto se voi siete coraggiosi o fifoni. Io sono tipo da Garda, andrei a fare tutto. Anzi, sai dove dovremmo tornare? All'Aqualand. Bello. Per buttarti in volo altissimo, però non io questa volta sto andando. Ma no, andiamo tutti e quattro. L'altra volta siamo andati con suo fratello, quindi hanno fatto le cose. Paura anche sulle giostre dei cavallucci, che magari il cavalluccio si imbizzarrisce, mi accelera e mi ritrovo così. State calmi. Cioè, vedete, è proprio... Di contro, ad esempio, io in aereo non ho minimamente paura. Il mio amico Ricky al... Mio amico Ricky al... Come si chiama? Luna Park, ma sulle robe più spericolate ride, poi in aereo. Ma io non ho paura dell'aereo. Ma io ti dà un po' per uno scivolo di un pacchetto. Ma giuro? Specie quelli qua che vanno veloci da un'isola all'altra. L'altro giorno ho letto di un traghetto che stava andando a Tenerife, Gran Canaria a Tenerife, ha preso una balena no. E sì. L'ha mai fatto? Penso di sì. Sì. Dissero mangiando la carne. Sei proprio il massimo, dissero inforcando il loro colletto, povera balena. Ipocriti. Tu che voto dai, Ricky, da 0 a 10? Ma la mia bandiera? Qua. No. Sì, 9. Io 8 e mezzo. Sei contento? 9 e mezzo. 9 e mezzo? Tu sei va di un numero da 0 a 10. Tu 3 anni, ma quasi 3 anni in Gran Canaria. Quale domande? No, io sono soddisfatta. Sì, anch'io, ma se non avevamo comprato casa. Sì, se la tu che numero dici. L'idea all'inizio era di fare 3 anni e poi decidere. 4! Complimenti! Che è un numero più scarso!
Ma l'idea era di stare qua 3 anni a decidere cosa fare. Dopo 5. 5? Ah, non ho fatto perché ha 4 bandiere. Bello, sto cipotto della mamma. Ma tu sei della mamma o del papà? Del papà. Così che... Ciao, parla anche tu. Questo video è terminato. Seba, tu sei della mamma o del signor Alfonso? Del papà. Seba, tu sei di Ricky o di Pedro? Lui è di tutti tranne della famiglia. Sei del papà o di Giorgio?